Buongiorno a tutti, oggi in un breve video tutorial vedremo come utilizzare l'applicazione Web Ruby Star. Si tratta di un'applicazione gratuita disponibile in lingua inglese e spagnola che consente la creazione ai docenti delle proprie rubriche di valutazione. Vediamo ora nel dettaglio come utilizzare tale applicazione. È necessario innanzitutto cercarla sul web. Il primo risultato ottenuto sarà quello da noi desiderato. A questo punto, senza registrazione e senza login, è possibile cliccare sull'opzione Find Rubric. A questo punto potremo ricercare delle rubriche già esistenti utilizzando o l'opzione Title, che ci consente di trovarle inserendo il titolo della rubrica, o inserendo il nome, diciamo, dell'autore, ovvero di chi l'ha composta, o inserendo l'indirizzo mail di chi l'ha composta. Per creare invece le nostre rubriche sarà necessario registrarsi ed effettuare il login, da me già effettuato. A questo punto potremo recarci sulla sezione Create Rubric. Avremo una serie di suggerimenti come progetti orali, scienze, multimedia, matematica, arte, music. A questo punto potremo per esempio cliccare sull'opzione Matematica. Potremo inserire il titolo della nostra rubrica come test di Matematica 3. Successivamente potremo scegliere se si tratta di una rubrica temporanea o di una rubrica permanente. Nel caso di rubrica temporanea verrà eliminata dopo una settimana. A questo punto possiamo scegliere se utilizzare una rubrica già preimpostata, andando a selezionare una serie di opzioni qua, explanation per esempio. Verranno donate una serie di compilazioni già scritte, come per esempio 4 punteggi per una spiegazione chiara e dettagliata, 3 punteggi per una spiegazione chiara, 2 punteggi per una spiegazione buona, 1 punteggio per una spiegazione scarsa o comunque insufficiente. Ovviamente tutte queste compilazioni potranno da noi essere modificate, si può cambiare il punteggio, scrivendo per esempio 0, 1, 2, 3, si può cambiare il testo, si può cambiare anche l'opzione, al posto di explanation possiamo noi stessi scrivere un titolo. Ovviamente se vogliamo lasciare la rubrica come rubrica già preimpostata sarà sufficiente schiacciare reset e qua sarà sufficiente andare a modificare nuovamente i numeri. A questo punto ricordiamoci, essendo un'applicazione disponibile in lingua inglese e spagnola, se composta in lingua inglese sarà utile, diciamo, per un numero maggiore di utenti. Una volta compilata la nostra rubrica, potremo cliccare su Submit. Avremo una visione di quella che sarà la nostra rubrica definitiva, una rubrica molto breve. Potremo scegliere se stamparla, se scaricarla sul nostro computer o se renderla disponibile online. Una volta resa disponibile online, ci verrà donato un codice, il codice della nostra rubrica. Successivamente potremo andare su Find Rubric, cercarla per esempio mediante la mail e come vedete escono quattro risultati, ovvero le rubriche da me precedentemente create e una rubrica di scienze, una rubrica di matematica, una prima rubrica di matematica e quest'ultima rubrica di matematica di valutazione che ho appena creato come vi ho mostrato. Si tratta dunque di un'applicazione molto semplice da utilizzare e soprattutto molto utile.